Ci troviamo a Bibbiena, nei locali della biblioteca comunale, dove l'Associazione Pro Centro Storico di Bibbiena, insieme all'Associazione Culturale Mille Forme, ha organizzato la presentazione di un libro. Nella fattispecie si tratta di un libro che racconta una bella storia, Vite in cambio. Abbiamo qui l'autore Santino Gallorini, a cui chiedo di illustrarci la storia che narra in questo libro. È una storia abbastanza particolare. Si tratta di una mancata strage che sarebbe avvenuta il 29 giugno 1944, lo stesso giorno in cui a Civitella, Cornia e San Pancrazio furono uccise oltre 200 persone. Questa vicenda si è svolta alla Chiassa Superiore nel comune di Arezzo. E i protagonisti sono un colonnello tedesco che viene rapito da una banda di slavi di un russo, comandata da un russo, che operava nella zona fra Arezzo e Anghiari. Come viene rapito il colonnello, il comando tedesco ordina una rappresaglia, un rastrellamento, oltre 500 persone vengono fermate. Molte di queste vengono rinchiuse nella chiesa della Chiassa Superiore e c'è un ultimatum: entro 48 ore ridateci il colonnello, altrimenti fucilliamo tutte. Il comando partigiano italiano non aveva la possibilità di restituire il colonnello, mentre al russo non interessava se venivano fucilati gli italiani. In questa impasse, quando mancava poco per la fine dell'ultimatum, arriva un giovane ragazzo a cavallo, va al comando tedesco, riesce a ottenere altre 24 ore di proroga dell'ultimatum e in queste 24 ore trova il russo. Ci discute, lo supplica, lo implora, insomma, alla fine riesce a convincerlo a restituire il colonnello. E dopo un viaggio abbastanza avventuroso attraverso le montagne, riesce ad arrivare alla Chiassa con il colonnello quando sta per scadere l'ultimatum e così riesce a salvare oltre 200 persone dalla strage. È una storia bellissima che sembra un film, il libro sembra veramente una sceneggiatura e tutti quanti nel leggerlo sono sicura che ci appassioneremo perché è veramente una storia molto molto bella, se non altro anche per il lieto fine, ma non solo per questo. Volevo chiedere all'autore come si è documentato perché in realtà questa storia è tutta vera, cioè lui porta documenti, atti, testimonianze dell'epoca e quindi è una storia del tutto documentata. Volevo sapere se è stato lungo questo lavoro di documentazione e come lo ha intrapreso. Sì, è stato un lavoro molto lungo, più che altro per rintracciare la famiglia del partigiano, perché qui ad Arezzo non si sapeva chi fosse esattamente questo partigiano e da dove venisse. Per cui dopo alcuni anni, grazie a alcuni amici, sono riuscito a identificarlo, Giovan Battista Mineo, di Bagheria. Dopo il problema era trovare i familiari e dopo altri anni sono riuscito alla fine a identificare la figlia, Caterina Mineo, che abita a Novara. E la figlia Caterina, ha in casa l'archivio del padre, documenti, memorie, eccetera. È venuta a casa mia e da lì è partita la ricerca, che poi dopo si è affidata anche a documenti dell'archivio della Wehrmacht di Friburgo in Germania o della Deutsche Dienststelle di Berlino, così come altri documenti, diciamo, altri archivi e la testimonianza di persone, che avevano visto quel lontano 29 giugno 1944. Gianni Mineo e Giuseppe Rosati, perché poi alla fine viene fuori anche dalla testimonianza delle persone un altro partigiano, Giuseppe Rosati, della Chiassa, l'hanno visti mentre riportavano il colonnello lì alla Chiassa, salvando appunto queste persone. Noi abbiamo deciso come associazione di presentare questo libro qui a Bibbiena per due motivi, perché pensiamo che sia un documento eccezionalmente vivido e importante, vicino a tutti noi qui in Casentino, perché gli avvenimenti che si svolgono, che sono raccontati nel libro, sono qui a due passi da noi, no? Nella Val Tiberina, e si conclude la vicenda alla Chiassa. E poi sono anche cronologicamente vicino a noi, perché parliamo di 70 anni fa, che da un certo punto di vista sembrano tanti, ma sono veramente pochi. Volevo chiedere a Santino Gallorini l'importanza della memoria, l'importanza di questo libro, anche per i giovani, che spero che alla presentazione siano numerosi. Sì, come ha detto lei, le vicende avvengono qui vicino. Diciamo che Mineo ha operato anche in Casentino, nei comuni di Subbiano e Capolona, che sono ai margini del Casentino. L'importanza della vicenda, a parer mio, diciamo, ha tanti aspetti importanti.
Quello che mi ha più colpito, almeno a me, è la gratuità di questo gesto da parte di Gianni Mineo e anche di Giuseppe Rosati, cioè questi i due ragazzi di poco più di 20 anni che rischiano la vita per delle persone che neanche conoscono, non sanno neanche chi fossero. E la cosa bella è che dopo aver rischiato la vita, essere riusciti in questa meravigliosa impresa, spariscono nel nulla. Tutti e due diventano degli emigranti e se ne vanno, uno va vicino, va a Firenze, l'altro va su a Novara dalla Sicilia e spariscono e io ho dovuto faticare parecchio per rintracciarli, cioè quello che voglio sottolineare è che non vanno in cerca di una medaglia, di un ringraziamento, di un posto di lavoro, cioè no, loro l'hanno fatto come se fosse una cosa la più banale, cioè ecco io qui e anche molti amici siciliani mi hanno sottolineato questo aspetto, ci rivedo un po', ovviamente anche se la scala è un po' diversa, il Giorgio Perlasca, no? Che salva tutte quelle persone lì a Budapest e poi sparisce nel nulla e devono lottare per ritrovarlo i salvati. E qui è successo uguale. Qui praticamente io ho dovuto faticare per ritrovare queste due persone, identificarle e rintracciare le famiglie, perché per loro era una cosa banalissima, cioè la banalità del bene di cui parla Enrico De Aglio per Perlasca. Sì, infatti questa cosa l'avevo notata anch'io. Io ho pensato che Gianni Mineo fosse in questo esprimesse proprio l'idea dell'uomo libero, cioè che riconosce che la sua libertà non finisce egoisticamente nella sua persona, ma va oltre, cioè deve liberare dall'oppressione altri per poter espletare fino in fondo anche la sua libertà individuale. È un messaggio bellissimo, universale. E mi spingo oltre che se Mineo fosse giovane adesso, forse sarebbe pescatore nel mare di Lampedusa, magari in anonimo, come ha sempre fatto a raccogliere i migranti che continuano a morire in maniera massiccia. La storia appunto si incentra sulla vicenda di Gianni Mineo, però poi c'è un corollario di storie a margine di questa vicenda principale che sono altrettanto interessanti, altrettanto profonde. Chiederei a Santino Gallorini di raccontarci ancora qualcosa. Ma sì, Gianni Mineo stupisce, ogni sua azione diciamo, è una storia a parte che meriterebbe appunto un'indagine. Purtroppo sono passati tanti anni, molti testimoni sono morti, ho già avuto fortuna a rintracciare personaggi che si sono diciamo, ritrovati casualmente lì in queste vicende. E Giovanni Mineo lo troviamo nel tentativo di liberazione dei fratellitani lì nel carcere di Arezzo il 15 giugno. Giovanni Mineo lo troviamo successivamente a luglio, lo troviamo a Lanussa vicino a Capolona nel liberare degli ostaggi lì alla diga lì della Lanussa. E Giovanni Mineo lo ritroviamo ai margini del Casentino fra Subbiano e Capolona nel liberare diciamo, degli animali domestici rapiti presi dai tedeschi, nel salvare dei camion di soggetti italiani che volevano utilizzare i tedeschi per portare via il materiale al nord. Diciamo che lo vedo veramente attivo e ecco, questa sua attività, anche dalle memorie, perché poi appunto la figlia mi ha portato anche le memorie di questo giovane che poi le ha scritte a distanza di anni e le aveva diciamo, nel suo fascicolo senza che i familiari le avessero neppure lette, per cui non erano delle memorie che dovevano servire a chissà che cosa, erano degli appunti che lui cioè, si è preparato così per non dimenticare certi passaggi. Ecco, da queste memorie si vede proprio questa grande personalità di questo ragazzo, che era un giovane di successo, Gianni Mineo, era uno sportivo, era un pugile. Io ho trovato una signora di 87 anni, poco più di ventenne all'epoca dei fatti, che con gli occhi rivolti al cielo ha detto: Ah, quanto era bello Gianni Mineo! Cioè, era un ragazzo che piaceva alle ragazze, e lui ecco, riesce a fare delle cose che io mi chiedo appunto ancora, dico, come ha potuto farle e poi ecco la grandezza, come ho detto prima, Sparire. di sparire, sì, esatto, di sparire proprio, di sparire nel nulla.
La gratuità del donarsi agli altri poi alla fine, perché lui insomma ha rischiato più volte la vita in tutte queste azioni, questi salvataggi anche rocamboleschi. Vi invito a leggere il libro perché anche dal punto di vista dell'azione Sì, ma stessa è. infatti ecco, la cosa che mi ha fatto veramente piacere è che quando uno dei più grandi registi italiani ha letto questo libro, che l'ha avuto da degli amici che l'avevano appunto acquistato lì a Bagheria quando sono andato giù a presentare queste vicende lì ai suoi conterranei, e questo grande regista è rimasto a bocca aperta, ha detto: ma qui, cioè, questo libro merita un film. Ora, chiaro, diciamo, voglio dire, da un'idea arrivare in fondo, però ecco il fatto che questa persona che diciamo, ha fatto dei film bellissimi e molto apprezzati dal pubblico italiano e straniero, si sia incantato di fronte a questa storia, diciamo che è stato sicuramente una bella soddisfazione non solo per me, ma anche per i familiari, Certo, insomma. e lo possiamo dire chi è questo regista? Perché... Ma è un regista di Bagheria che ha fatto tutti i film su Bagheria, non ce ne sono non ce ne molti. sono molti così Sai, famosi, insomma. Giuseppe Tornatore, È sì. Giuseppe Tornatore, sì. La presentazione non avvenne con le migliori auspici, perché venne circondato dai tedeschi armati, due dei quali presero per le briglie da cavallo, mentre altri due mi tiravano giù da cavallo dalla presenza di un capitano. A un interprete che mi salutò dandomi il benvenuto e chiedendo le mie credenziali, mostrai la tessera della SS italiana e detti la buona notizia di essere lì per trattare la restituzione del colonnello tedesco e del suo sergente maggiore. Immediatamente venni complimentato ed accompagnato al comando, dove mi offrirono da bere, sigarette e mentre telefonavano al comando superiore di Arezzo per avere a disposizione. Mi fu assicurato che la cavalla sarebbe stata trattata con tutti i riguardi, come meritava, dato che era un bel esemplare. Dopo pochi minuti il capitano, tramite l'interprete, mi pregò di accomodarmi in macchina per condurmi al comando superiore. Eravamo scortati da due tedeschi armati di mitra e ci avviammo verso Arezzo. Il comando era dislocato fuori dalla città, vicino all'ospedale civile, in una bellissima villa. Arrivati al comando, altri ufficiali mi vennero incontro sorridenti, stringendomi la mano e facendomi strada, mi accompagnarono su per le scale al piano superiore, dove in un grande salone, attorno ad un lunghissimo tavolo, stavano seduti una decina di ufficiali superiori ed una bella ragazza sui 20 anni. Al mio ingresso si alzarono indicandomi una sedia già preparata per me e dopo tante cerimonie e stupidi inchini e aver salutato Hitler e gridato Viva il Duce, sento in argomento. Due interpreti traducevano le domande e le risposte e così venne a sapere che la ragazza era una nipote affezionatissima del colonnello von Gabritz e che era disposta a dare qualsiasi somma di denaro pur di ottenere dai banditi, così chiamava i partigiani, la restituzione dello zio. Era una missione da pazzi, anche perché a 30 km da Arezzo si combatteva in prima linea, quindi la nostra zona era operante. Ritenevo molto arduo il mio compito, ma non potevo disobbedire dopo l'imminente attacco per l'occupazione della città di Arezzo. All'alba sellai la cavalla e mi avviai verso Arezzo. Avevo 10 km da fare. Il viaggio fino in città era stato tranquillo ed appena dentro portai la cavalla nel sottoscala, nella casa della mia ragazza, legando agli zoccoli alcuni stracci perché non scivolasse nel pavimento e anche perché eravamo in città e i tedeschi potevano accorgersi, passando, della combutta e creare dei fastidi gravi a tutti. Mandai in giro mia suocera per informazioni, mentre salutavo la mia ragazza che era gravemente malata. L'esercito tedesco era in disfatta, i soldati si disperavano come pecore smarrite, facendo tappa da tutte le parti e tre di quei disgraziati, spinti dalla stanchezza e dal sonno, si erano buttati giù nel portone davanti alla casa dove mi trovavo io. Mia suocera era entrata e speravo di fare una buona colazione quando il parlottare dei tedeschi mi mise in allarme. I tre tedeschi si erano sdraiati dalla parte opposta della strada. Scesi giù dalla cavalla per quietarla e quando, dalla finestra, mia cognata mi avvisò che i tedeschi si erano sdraiati e dormivano, decisi una fuga di sorpresa, sperando che non intuissero da dove ero venuto fuori. Dallo spioncino del portone vedevo i tre sdraiati a terra che dormivano come un soffice letto e contando sul fatto che la cavalla aveva gli zoccoli fasciati. Dopo aver chiuso il portone, partì di gran carriera, con la speranza del fattore sorpresa del sonno. Era in ballo la vita dei miei e la mia, se venivo trovato dentro l'edificio. Quindi, morte per morte, tanto valeva tentare. Infatti riuscì ad uscire dal portone pian pianino,
favorito dalla cavalla che, sentendosi di zoccoli fasciati, veniva fuori al rallentatore. Solo che appena fuori le detti due frustate e partì di gran carriera, obbligandola ad una pazza corsa per la città. Aggrappato al collo della cavalla, aspettando il colpo di qualche fucilata, invece il piano aveva funzionato bene. Quando i tedeschi ebbero aperto gli occhi e si furono tirati su per prendere i fucili, il fantasma a quattro zampe era sparito. Pur non rendendosi conto da dove era venuto fuori quel mostro, i tre tedeschi, assieme ad altri soldati, operavano per perquisizione nel fabbricato di mia suocera e delle altre famiglie, perché insistevano: «Qui partigiani, noi non comprendere bene, ma essere accaduto qualcosa». Con quella scusa misero sottosopra tutte le stanze e svaligiavano una cinquantina di bottiglie di liquori, ma pensando al peggio, tutto si era risolto nel migliore dei modi.